vorrei fare un intervento. Buonasera, per chi non mi conosce, da questo lato del tavolo sono Antonello Spadafora, difendo in giudizio 80 inquilini dello Sport in Via Sole in giudizio di fronte al Tribunale Civile di Milano. Ora, devo dire che ho molto apprezzato il clima che si è respirato questo pomeriggio, perché mi pare che finalmente si stia ristabilendo un clima quasi idilliaco. Ho sentito delle parole veramente alte, alate, che mi fanno veramente ben sperare che si possa arrivare ad una conclusione. Questo lo dico veramente con fiducia. Però la parola fiducia ritengo che debba essere riempita di contenuti. E allora quel filo di perplessità che io continuo ad avvertire riguarda il fatto che noi ci troviamo qui oggi, dopo anni di un contenzioso giudiziario, rispetto al quale non c'è stata ancora alcun tipo di risposta dalla nostra controparte. Cioè noi oggi ci troviamo, come vedete, parlo al plurale, proprio come portavoce delle persone che mi hanno incaricato di farlo, ci troviamo esattamente nella stessa condizione in cui ci trovavamo 3 anni fa, con un processo ancora in piedi sul piano civile, con gli sfratti ancora in corso e non sapendo quali saranno le scelte concrete che ci verranno prospettate. Si parla di una soluzione. Beh, cerchiamo di capire quale sarà questa soluzione. Cioè, cerchiamo di capire quali saranno i numeri, perché qui si parla di una cooperativa, benissimo, cooperativa a proprietà indivisa, ma bisogna valutare lo statuto di questa cooperativa. Dopodiché bisognerà valutare la stipulazione dei singoli contratti con i singoli soci. Attenzione, qui ognuno degli inquilini sarà chiamato alla stipulazione di un contratto, e saranno contratti di locazione con patto di futura vendita, ovvero potrebbero essere, ci sono alcune richieste in questo senso, contratti definitivi di compravendita degli appartamenti. Allora io, uscendo stasera da quest'aula, visto che stiamo ipotizzando una soluzione, vorrei capire quali sono i termini di questa soluzione. Per cui direi, dateci dei dati concreti sui quali noi si possa lavorare. Se non lo potete fare stasera, fatelo nell'immediatezza, fatelo nei prossimi giorni. Noi vogliamo valutare la carta, che come si dice in carta, per capire ciò che è il nostro futuro. Signori, qui si sta giocando con un bene esistenziale degli inquilini dello Sport in Milasole, con la casa. Io vorrei garantire, prima che i diritti all'abitazione, il diritto alla serenità di tutti i signori che sono qui davanti a voi. Per poter fare questo, posso finire, per cui mi attendo, certamente adesso diamo spazio anche a loro, mi attendo una proposta concreta. Grazie. Scusate, è troppo facile, lo dico perché non accetterò mai, lo dico istituzionalmente, non accetterò mai atteggiamenti un pochettino, lasciatemelo passare, arroganti come quello dell'intervento dell'avvocato. Io non ho paura di prendere fischi, chiaro? Io non ho paura di prendere fischi, attenzione! Se qualcuno pensa che di intimorirmi con qualche fischio o con qualche grida, è sbagliato a capire. Perché all'avvocato bisogna ricordare che voi eravate in casa non di edilizia residenziale pubblica, ma eravate in case libere, in case di proprietà private. È chiaro o non è chiaro? Non è chiaro? No, se non è chiaro, allora se lo faccio spiegare al suo avvocato questo, di sicuro. E lei è illegale, non sono io. E lei legale, faccia quello che ritiene più giusto e opportuno con i suoi assistiti. Noi, signora, se lei vuole la casa di edilizia residenziale pubblica col suo ISE, faccia la domanda al comune che gliela danno. Io vorrei che lei mi spiegasse qualcosa di concreto, perché per un'ora
concreto che cosa? Signora, allora, se lei penso che ha fatto, lei penso che abbia fatto dei colloqui. Io spero e mi auguro che tutti coloro i quali si fanno assistere poi riportano al loro legale gli incontri che hanno avuto, le carte che sono state loro consegnate, la documentazione. Ma, scusate, signora, guardi che facendo così non è che lei aiuta i suoi coinquilini o aiuta la gente che vuole andare nelle case a sistemarsi. Lei facendo così sta aizzando la gente inutilmente, va bene? Cerchiamo di essere seri, per favore, perché io non sto giocando. Io sono uno molto attento a quello che è il bisogno della casa, fin troppo. Tanto è vero che se siamo qui a discutere ancora di questo è perché ci abbiamo creduto, è perché ci abbiamo messo la faccia pure, oltre a tutto il resto. Quindi non mi lascio intimorire da queste situazioni, né tantomeno da chi guida più dell'altro. Io dico che noi abbiamo sviluppato attraverso un'azione importante, individuale, tutta una serie di colloqui che ci hanno portato a poter dire questa sera che si sono create le condizioni. Se dobbiamo fare con il legale, non dico io, ma i tecnici, perché io non lo faccio, io faccio la politica, e la mia politica è stata quella di agevolare la gente e di dare la possibilità che voi rimanevate all'interno della stessa struttura possibilmente, o comunque dello stesso comparto, per cercare di avere una casa dignitosa. Quindi se l'avvocato ha bisogno di rappresentare le sue legittime esigenze o le legittime esigenze dei suoi rappresentati, io do la disponibilità ai tecnici di incontrarsi con lei, così lei... allora, se lei invece mi avesse detto cortesemente una roba del genere, l'avrei detto subito. Lei può avere ragione. Allora, lei mi scusi, al corrente che c'è stato un incontro con la controparte che ci ha convocato e ci ha detto dovete abbandonare la causa con rinuncia alle spese? Lei dice solo delle falsità. No, scusate, per favore, anche lei per favore, dottor, sia così cortese. Dobbiamo... Io sono qui a portare pace, non sono qui a portare guerra, tanto per capirci. Cerchiamo di capirci su questo. Quindi per favore, con molta coerenza rispetto proprio al lavoro che è stato fatto, alla disponibilità che anche voi avete dato nei colloqui, negli incontri, nel far presente certe situazioni, dico... Non abbiate timore, qui noi non siamo qui a tutelare l'interesse di nessuno, se non quello dei cittadini. Mettiamocelo in testa questa. A me, ma cosa può interessare se non fare oggettivamente insieme a tutti gli altri attori istituzionali bella figura nei confronti della gente che ha bisogno di un alloggio? Ma stiamo scherzando. Però fra questo e pensare che c'è un diritto acquisito, di spazio c'è, nel senso che non è proprio così. Dopodiché che ci debba arrivare alla fine al ritiro delle querelle, al ritiro delle denunce. Oh mamma, occhio, Per cortesia, proprio per riportiamo un po' di serenità, di ordine nei lavori. All'avvocato dico che io metto a disposizione, io metto la Fondazione Housing Sociale insieme ad Aler e insieme anche agli altri attori protagonisti che sono qui alla mia sinistra, tutti insieme, si fa un incontro con il legale
il legale magari cortesemente mi fa arrivare per iscritto a me quello che vuole, che gli si venga detto, non devo dare la risposta poi io, la risposta la daranno i tecnici, la daranno le carte cortesemente, così dopo, la prossima volta, quando veniamo, possiamo dire che cosa lei ha ricevuto o non ha ricevuto, che cosa lei non è soddisfatto o che cosa è soddisfatto, perché a me, voglio dire, in una assemblea pubblica, un incontro pubblico, dove sostanzialmente, per quanto ci riguarda, avevamo raggiunto il 90% già di un percorso che dura da mesi ormai, non mi è sembrato opportuno, ma lo dico, sarebbe stato molto più elegante se il rappresentante degli 80 inquilini avesse fatto formale istanza per dire sono stati fatti gli incontri e vogliamo sapere A, B, C e D, legittimo. E io... In ottica costruttiva. Esatto. Molta proprio questo sto dicendo. Le posso dire che quello che noi auspichiamo, cioè che lei si faccia garante di questo accordo, non dica però a me di fare una proposta, perché visto che il progetto non la proposta, non dico la proposta, lei prima ha fatto legittimamente, ho detto, delle istanze dicendo non sappiamo quali sono le condizioni, non sappiamo qual è la tipologia. Allora io questo lo dico. Allora vuole sapere questo? Se sono soltanto quelli che ha detto qui stasera, tanto c'è qualcuno che sta pure registrando, quindi va bene, siamo in grado anche di capire quello che è stato richiesto, facciamo un incontro, io mi rendo garante, ma sicuro, ci ho messo la faccia dal primo momento, ce la metterò fino all'ultimo secondo, perché sono convinto che ciascuno di voi abbia delle ragioni per essere qui e quindi queste ragioni vanno date in termini costruttivi. Nessuno di noi due è arrogante, no. Siamo entrambi costruttivi. Bravissimo. E lei ha assunto un impegno. Assolutamente. Benissimo. Sì. Benissimo. Quindi ti è tranquillo che...